Ciao a tutti e bentornati sul canale. Si riprende dopo una brevissima pausa dove avevo il mio compleanno e un esame all'università e quindi ho bloccato tutto un attimo, ma si riprende come sempre più cariche che mai. Tanto il prossimo esame sarà fra almeno un paio di mesi, quindi ho tutto il tempo di dedicarmi bene al canale, a tutti i progetti che ho, tutte le idee, articoli, video. Non vedo l'ora. Comunque, guardo il tavolo perché ci sono 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 prodotti. Sono tantissimi. Quindi guardo il tavolo un attimino spaventata perché oggi vi parlo dei preferiti di ottobre. Vi dicevo, ce ne sono tanti, alcune sono proprio delle chicche perché ogni tot ci sono quei prodotti che proprio fanno brillare gli occhi. Direi di iniziare subito, ma prima, se non siete iscritte, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per avere le notifiche ogni volta che uscirà un nuovo video. Iniziamo molto soft con un preferito di skincare e sto parlando della Cereberrima acqua micellare di Bioderma, questo boccione enorme. Da 500 ml in realtà è preferito di ottobre, settembre e i mesi addietro, però sapete che soprattutto con i prodotti skincare voglio proprio testarli un po' di più rispetto al make-up, perché il make-up è più facile capire un prodotto, la skincare ci vuole un po' più di tempo. Ora capisco tutto l'hype che c'è dietro quest'acqua micellare perché è fenomenale. Ve l'ho sia recensita nel blog, ma la trovate anche nell'articolo delle top 5 acque micellari. Vi lascio tutto giù nell'info box perché è un'acqua proprio specifica e perfetta per le peli sensibili. Strucca la qualunque, proprio utilizzate in qualsiasi passerella, qualsiasi make-up artist. È fantastica. Io l'ho acquistata su Amazon, due boccioni a 500 ml, le ho pagate tipo 25 euro circa, quindi sono tipo 13 euro a boccione. Visto così sembra molto cara, però se voi avete una pelle sensibile e richiedete un prodotto un po' più dettagliato, diciamo, quindi non il classico prodotto al supermercato, io questa ve la consiglio a occhi chiusi, anche perché fate caso all'acqua micellare di Sobioetic, costa 9,90 euro, quindi siamo lì più o meno, però questa stralodata, stramata e straconsigliata, tutto stra con questa. Poi ho ricevuto sempre da La La Lab, guardate che carina anche solo la confezione, mi hanno dato la possibilità di scegliere delle altre foto. Non so se vi ricordavo, ho già stampato 5 foto in formato XL di Barcellona e stavolta ho avuto la possibilità di poter stampare dei magneti formato Polaroid. Sono bellissime, le ho rimesse nel suo sacchettino per farvele vedere, poi ritorneranno attaccate al frigo, ma veramente una più bella dell'altra. Ad esempio qua eravamo con i miei genitori alla laurea di mio fratello, qui sono per i 60 anni di mia mamma, i miei 30 anni con te, li ho proprio voluto immortalare tutti gli altri momenti belli. Qua sono con mio papà e qui io ho tipo 3 anni, piccolissima, siamo veramente molto molto simili. Comunque non sto lì ad annoiarvi con tutte queste foto, ma credetemi, sono una più bella dell'altra. E vi lascio giù questa con Teddy, quando è venuta, qua eravamo in estate, ma veramente, qui sono con quella pestifera di mia nipotina, una più, io qua con banana, veramente stupende. Non ci sono parole. Poi ripeto, io sono più affezionata al cartaceo piuttosto che al digitale, quindi vederle così stampate, già vederle così mi emoziona. Comunque vi dicevo, mi hanno dato un codice sconto perché con il codice Temptation Beauty per i nuovi iscritti ci sono 8 euro di sconto e per i vecchi iscritti il 25% su tutto. Vi lascio comunque tutto giù scritto nell'info box perché è un ottimo ottimo sconto. Io penso che ne stamperò delle altre perché sono, cioè, guardate che belle. Questa in realtà dovrebbe essere in verticale, però mi piaceva un sacco questa foto e quindi l'ho fatta stampare comunque. Quindi altro preferito, bellissimo. Poi. Allora, ho 4 prodotti che ho comprato in Spagna, ve li mostro un po' per volta. Amatissimo, proprio amatissimo, me lo devo far portare una volta che finirà, infatti lo sto centellinando. Questo shampoo di questo marchio Bonté Naturals, sì, ed è uno shampoo al miele senza parabeni, senza siliconi, ed è uno shampoo che ripara e protegge con l'87% di ingredienti di origine naturale. Io questo lo avevo nella casa dove sono stata a Barcellona e l'ho provato lì e poi sono andata a comprarlo perché avevo il negozietto davanti a casa.
Innamorata. Anzitutto, cosa abbastanza frivola, ha un ottimo profumo. E già qua iniziamo bene. Ma sgrassa bene i capelli, li nutre, ma non è quel nutrimento di appiccicoso, non li appesantisce, li lascia morbidi, leggeri, ben puliti e proprio idratati. Quindi se avete qualche amica, avete la possibilità di andare in Spagna, cercate questo marchio Bonté, perché veramente mi ha stupita e ripeto, lo sto centellinando, ce n'è ancora un po' però. Poi un prodotto che avete già visto in azione, ma ve lo cito nei preferiti perché lo uso tutti i giorni, è questa Flawless Face Palette che mi è stata offerta da Sephora Italia. E questa so che alcuni di voi l'hanno già acquistata. È una palette da contouring, perché ha un po' di tutto. Ha questo che è un correttore leggermente rosato, che la verità non sono ancora riuscita a utilizzarlo, perché io quando prendo questa vuol dire ho già settato la base, devo proprio prenderla prima di iniziare. Ma la terra da contouring, ve la avvicino, è perfetta. Cioè, a parte che è setosissima, non è grigia, proprio ha una polvere estremamente sottile, si sfuma da sola ed è perfetta per il mio incarnato. Cioè, questo è proprio il contouring che ho realizzato oggi in un attimo, proprio bellissima. Poi c'è una cipria, che solitamente la vado a utilizzare qua per scolpire, ma non sotto il contorno occhi, perché tende a segnare. Io vabbè, ho un contorno occhi abbastanza secco, lo idrato molto, però con questo ho notato che segna parecchio. Gli altri pezzi forti sono il blush, che è un blush misto fra rosato e pescato, quindi perfetto per tutte le carnagioni, è proprio stupendo. E i due illuminanti, cerco di swatcharveli, io il terrore mi cada. Ho accorciato le unghie, ma è tornato il momento di riaccorciarle. Cerco di mostrarvi. L'appoggio al terrore. Cioè, la polvere è sottilissima, proprio una grana finissima, ma veramente super brillanti. Stiamo parlando di una palette da 20 euro, cioè una fesseria, e avete tutto quello che vi occorre per la base. Quindi avete la cipria, avete il correttore, avete la terra, avete un blush, avete due illuminanti che sono bellissimi. 20,90 euro. Io questa veramente è una delle chicche che vi dicevo prima, perché questa va assolutamente presa in considerazione. Poi, altro prodotto skincare. Prima di iniziare la terapia di isotretinoina, stavo utilizzando questi due prodotti che ho acquistato in Spagna, e sono Leggy Care Excellent Mousse, cioè già il gioco di parole carinissimo, della Revox, e il tonico che è Leggy Care Exclusive. Questi sono fatti con bicarbonato di sodio e tipo albume, sono sono fatti con all'interno qualcosa di uovo. Questi sono i prodotti più mattificanti e fra i più purificanti che io abbia mai provato. Mi stanno aiutando parecchio, però la mia è un'acne microcistica, quindi non è dovuta al troppo cioccolato o a sbalzi ormonali. Non so bene quale sia la causa, me l'avevo anche spiegato a dermatologa, non c'entrava con queste che vi ho appena citato. E nel mentre vi sto facendo il diario della mia terapia di isotretinoina, tipo oggi vi ho fatto un aggiornamento prima di iniziare il video da struccata, perché sono al nono giorno di terapia e già sto notando i risultati. Vabbè, adesso sono truccata, ci sono le luci che camuffano parecchio in realtà, però vi farò proprio un video diario. Prima di arrendermi comunque a questa terapia, perché non c'era proprio più niente da fare se non prendere questo farmaco, mi stavo trovando benissimo con questi due prodotti. La mousse è estremamente detergente, proprio pulisce la pelle, è talmente profonda che quando passa la mano fa tipo quell'effetto di piatto pulito. Il tonico invece è molto particolare, perché non so se riuscirò a farvelo vedere. Va bene, metto una goccina. È denso. Vedete, non è il classico tonico liquido, è un tonico abbastanza denso. Io lo uso direttamente con le mani proprio sulla pelle, perché comunque il dischetto se lo assorbe parecchio. Cioè, guardate quanto va a mattificare la pelle, però non sono prodotti che vanno a seccarla, quindi anche questi, se vi capita di andare in Spagna o di avere qualcuno che vive in Spagna o che ve lo può spedire, ve li metto vicino così potete fare la foto. Questi due
Vi cito anche l'ultimo prodotto spagnolo che siamo proprio in tema. Stramata, l'ho appena iniziata, ma ve la cito subito perché è un amore. Questa crema corpo di The Fruit Company ed è alla mora, ma il pack, raga, il pack. Le due more con la Torre Eiffel che c'è scritto e c'è scritto "Me enamora scadaria un poco más". Ma stiamo scherzando. Io l'ho visata, non posso non acquistarla. Allora, la profumazione è qualcosa di paradisiaco, proprio di mora, tipo le gele alla mora. Mamma mia, è proprio golosissima, ma non stucchevole. C'è il tappino per conservarla. In realtà ne ho usata parecchia. E la texture è, sperando che non cada, di yogurt. Cioè, c'è proprio scritto qua. Textura yogurt, sembra uno yogurt perché cerco di farvela vedere in azione. Cioè, vedete, è proprio densa, ma come tocca la pelle, guardate, zero scia, fantastica. Si assorbe in un attimo, lascia la pelle super morbida, profumatissima e idratata in un attimo. Noi pigre queste creme le dobbiamo tenere in considerazione. Io non avevo mai provato una crema con la texture da yogurt, ma estremamente proprio rivalutata. Perché inizialmente dicevo, oddio, un po' melmosa, gelatinosa, chissà quanto ci mette ad asciugarsi. Asciutta e non appiccica. 1,99 euro. Perché in Spagna ci sono sti prodotti e in Italia no? Perché? Torniamo al make-up. Prodotto che proprio mi sta salvando, ve l'ho anche citato in un breve video dove l'abbiamo già visto in azione. Sto parlando del fondotinta Double Wear Stay in Place Makeup che mi è stato offerto da Estée Lauder Italia e vi siete resi conto che però su di me ancora non è il mio colore perché è un 1N2 Ecru, è un po' chiaro ancora, però credetemi che io lo sto utilizzando con gran piacere perché ad esempio oggi non ce l'ho e si vede, cioè tutte queste porcherie me le copre. È che è un po' chiaro per me, però texture fantastica perché è una texture non liquida ma quasi leggerissima, cioè proprio non crea strato perché essendo così coprente ne basta proprio un paio di goccine, copre alla perfezione. Ripeto, voi nell'ultimo video mi avete visto un po' mezza grigia, ma la videocamera sto usando, la lancerei dalla finestra, però ora non posso comprarne un'altra. E in più è un po' più chiaro, quindi lì probabilmente si notava di più la differenza, però come fondotinta rimane fantastico. Altro prodotto di skincare che ho quasi finito in realtà perché lo sento parecchio leggerino, è questo siero antiossidante di... Mi fosse caduto il fondotinta che di vetro starei piangendo. Comunque, Ziaja Toni... Sì, tonico. Face and Neck Serum Smoothing and Firming alle Acai Berry. È un siero antiossidante profumo. Pensate, mi è piaciuto talmente tanto che in Spagna ho comprato la mousse corpo di questa fragranza perché è fantastica. È un siero leggerissimo, si assorbe in un attimo, lascia la pelle asciutta e più compatta. Mi piace tantissimo, anche in questo periodo che sto usando questo farmaco e la pelle inizia a seccarsi, mi sta proprio piacendo utilizzarlo. La texture è questa qui. E la cosa carina, adesso vi faccio vedere, anche questo assorbimento ultra rapido, non lascia assolutamente la pelle appiccicosa né lucida. Questo era carino perché è Against Tech Neck Effect, che l'ho dovuto cercare, c'era scritto nella confezione. Praticamente, che buono, praticamente sarebbe l'effetto del rilassamento muscolare o comunque a livello di rughe di chi sta molto inchinato col telefono, quindi il tech neck sarebbe il collo della tecnologia, cioè geniale, proprio geniale. E di questa linea io voglio provare tutto perché questa linea Acai Berry mi sta piacendo un botto e sono tentata perché ce l'ho già in wishlist su il computer là, su Maki Beauty, di acquistare il germicellare e il tonico. Li voglio assolutamente. Poi, prodotto che ho acquistato a inizio ottobre in realtà, è che ho aspettato un po' a parlarvene perché
tuttora lo sto testando, ma vi ripeto, quando un prodotto non mi prende al primo, tentenno un po', però mi rendo conto che sono io che pretendo tantissimo. Sto parlando del mascara Subliminal di Astra. Ce l'ho su anche oggi. Allora, l'effetto, i primi giorni non mi faceva impazzire, lo ammetto. Però devo anche dire che è un mascara che costa poco. Stiamo parlando di un mascara di 4,90€. C'è un ma. Cioè, non posso non dirvelo perché non sarei onesta. Io l'ho comprato appunto per questo grande hype che c'è dietro sto mascara. Anche se la verità, a me era piaciuto di più l'Insta Volume, che è quello nero col tappo fucsia, perché lo scovolino è identico. La texture secondo me è migliore quella. Però devo anche ammettere che piace a tantissime persone. Quindi penso anche, io sono una che dal mascara pretende tantissimo, anche da un mascara low cost. Quindi vi dico, l'effetto è questo qui, quindi è molto molto bello. Però se vi sfiorate leggermente le ciglia, su di me, perché ne ho parlato con Franci, che anche lei lo adora, su di me si sgretola. Cioè, se io sfioro le ciglia, qua ho tutti i pezzettini. Anche, non so, io a volte mi rendo conto, a fine serata mi viene prurito le ciglia, quindi magari faccio tipo così, no? E questo. Basta sfiorarle. Però accade su di me. Devo chiedere se altre persone hanno riscontrato questo problemino. Però devo ammettere, il mascara è validissimo. Stiamo parlando di un mascara di meno di 5€. Però mi fa questo effetto. Quindi io lo metto nei preferiti con riserva, diciamo. Poi, gli ultimi tre preferiti fanno parte di una box che ho ricevuto da Pixi. E sto provando tante cose. Ma questi tre sono proprio quelli che ho provato, se non il giorno stesso, il giorno dopo. Il primo è il rossetto, che è qualcosa di meraviglioso. Ed è il rossetto liquido in collaborazione con Myriam Maquillage. Questo qui. Il colore è Posh Nude e fa parte di un set dove c'è anche un... come si chiama? Un top coat da ombretto. Questo. Bellissimi, mi piacciono molto perché hanno una texture abbastanza elastica. Il pennellino è fatto in questo modo, quindi a goccia. Però è un pennellino un po' troppo flessibile. Però la qualità del prodotto in sé, ottima. Secondo prodotto, la palette Occhi, che la sto usando spessissimo, anche oggi l'ho utilizzata, vi spiego anche i colori che ho usato velocemente. Ho utilizzato, aspettate, c'è anche il nome dietro, quindi questo è Coffee, questo qui su tutta la piega. Poi ho utilizzato questo che si chiama Philippines, questo qui qua nel tutta la palpebra mobile, e poi ho utilizzato questo che non avevo ancora utilizzato, che si chiama Lip Sync, questo qui, giusto qua per dare questo tocco di fucsia che non mi dispiaceva. Allora, la texture è qualcosa di meraviglioso, non sono ombretti secchi, hanno una scrivenza, ve la faccio vedere, tipo questo è Coffee. Oppure questo è, come che ti chiami, Lip Sync. Ma di cosa stiamo parlando, veramente? Quindi una palette stupenda. Però devo ammettere che se di tutta la box di Pixi dovessi scegliere un solo prodotto, sarebbe senza dubbio la palette di illuminante di Rach Loves. Allora, stiamo parlando di 3 cialde da 2,55 grammi e 2 mega cialde da 7,65 grammi. Questa costa intorno ai $18. Io vi dico che questa è entrata nei top illuminanti assolutamente, perché allora, a parte che è gigante, ha anche un mega specchio. Vi dicevo, questi sono i 3 illuminanti piccoli e questi quelli giganti. Allora, oggi ho utilizzato Lace, che è questo qui, e l'ho utilizzato sullo zigomo e anche come punto luce, ma vi giuro che illuminanti così, con questa texture. Però vi faccio vedere al volo gli swatches, perché questo è quello che ho oggi, Lace. Ecco, luce pura. Poi questo è più rosato,
cavolo di luce, questo è leggermente più dorato. Il secondo è questo qui, T. Adesso vi faccio vedere questo che è Clutch. E anche questo è qualcosa di boh. Cioè, notate che è proprio effetto bagno. Ecco. Oh, io non so spiegarvi la bellezza quando li applicate sul viso. Allora, questo è più rosato, questo è più champagne e questo è leggermente più dorato. Spero in camera si riesca a notare questa differenza che io vedo anche da qua davanti allo specchio. Vediamo anche gli ultimi due perché non li ho neanche ancora provati. E sono Zipper e Knit. Questo qua. Proviamo, questo è proprio lilla, vediamo. Questo ha un riflesso bellissimo. Questo secondo me come punto luce sugli occhi è fenomenale, soprattutto per chi ha gli occhi castani. E l'altro, questo sembra più un ombretto, Knit. No, vabbè. Lo facevo scurissimo, vi giuro, lo facevo scurissimo. Invece è... Boh, sembra un oro rosa. Quindi io vi dico... Questa, se dovete scegliere un prodotto di questa box, puntate questa, perché, boh, veramente, io illuminanti così belli non li possedevo e ne ho tanti. Giuro che quello più scuro non l'avevo ancora affilato, guardate la bellezza. E questa era proprio la chicca delle chicche, secondo me. Velocemente un bocciato, sempre di marchio Revox, che è lo stesso marchio... dei prodotti all'uovo, e ho acquistato Just Caffeine, sarebbe un siero contorno occhi senza parabeni, citemitro, non so cosa sia, parafino e minerali al 5% di caffeina. Questo qui, praticamente questo si mette nella zona perioculare al mattino prima di idratare la pelle e mai la sera perché dice che potrebbe seccare la pelle. Dovrebbe in qualche modo andare a drenare questa zona qui per chi ha borse e mitigare molto le occhiaie. Io non ho visto alcun effetto. C'è da dire che io non ho borsa, ma recupero con le occhiaie. Non ho visto alcun effetto. Io lo utilizzo prima del mio contorno occhi, che sto usando quello di Sephora che amo alla follia, quello col tappo rosa, all'acido ialuronico, quindi già una bella botta di idratazione. Metto sotto questo, ma le occhiaie proprio... Se voi lo acquistate convinta di migliorare la situazione delle occhiaie, io vi dico, su di me non ha avuto effetto, quindi sono proprio sincera. Fra l'altro io lo uso tutte le mattine, cioè sono qui. Ma quando cavolo lo finisco? Ci sono 30 ml, ne basta una goccia. Infatti, pensate che io appoggio la pipetta, neanche faccio scendere la goccia, appoggio la pipetta e basta. Quindi immaginate quanto ci metterò a finirlo. Lo boccio, raga, purtroppo a malincuore, anche perché Revox mi sta piacendo molto come marchio, ma questa per me è stata una cantonata. Ragazze, per questo mese direi che è il caso di chiudere. Ringrazio le più coraggiose che sono arrivate fino in questo punto del video. Aspetto i vostri commenti, così chiacchieriamo un po' su questi prodotti. Mi raccomando, se questo video vi è piaciuto e volete in qualche modo supportare questo canale, lasciate un like. Io vi saluto e vi mando un bacio grandissimo e ci vediamo nel prossimo video.